abbiamo ragionato sull'opportunità di questo avviso pubblico assieme ai collaboratori, assieme al dirigente del settore, assieme anche ai colleghi di giunta, e abbiamo scelto questa possibilità per garantire un principio di trasparenza. Partiamo con un avviso pubblico con scadenza breve, perché i tempi sono brevi, quindi scadenza al 30 di novembre, per dare l'opportunità a tutti di partecipare o di ripartecipare o di ripresentare istanze già presentate, in modo che tutti hanno la stessa identica possibilità. Mi riferisco alle associazioni, mi riferisco agli enti pubblici, ai consorzi precostituiti come da bando, agli enti ecclesiastici secondo i principi di sussidiarietà. Sfruttiamo principalmente questa possibilità, perché le risorse finanziarie sono poche, sono quelle che sono, ma in ogni caso dobbiamo dare lo strumento, dovevamo creare lo strumento necessario affinché si possa realizzare un Natale dignitoso per la città di Gela e per i cittadini. Già comunque l'atmosfera si nota grazie alle luminarie installate dalla Gelas. Sì, la Gelas già si è attivata, il sindaco è stato sensibile e molto solerte in tal senso, ha sollecitato immediatamente la Gelas e qualcosa già cominciamo a vederla, sfruttando anche quello che è in dotazione della società, della partecipata, e quindi controllata dal comune.